Lazio, mister, è arrivata Renzi per voi, giovane iniziale. Allora, due vittorie, grande entusiasmo, poi una sconfitta un po' larga. Mi siete fatti un'idea dei motivi, avete analizzato sicuramente, quali sono? Ma larga perché è arrivata nel finale, no? Però fino a 8 minuti di partita eravamo in partita, eravamo riusciti a risollevarci da un inizio difficile, eravamo sul 2-2, poi anche abbiamo, diciamo, sciupato una superiorità numerica dove comunque abbiamo avuto una grossa occasione di gol per andare in vantaggio 3-2. Ormai Nampo è un campo difficile, mettiamo da parte questa sconfitta analizzando gli errori e dobbiamo ripartire. Penso che in 3 giornate con 2 trasferte avere 6 punti è un ottimo bottino. Adesso dobbiamo pensare domani alla partita della Lazio per far nostra la vittoria, senza più pensare al Napoli. Chiaramente abbiamo analizzato, abbiamo visto quali sono stati gli errori e cercheremo, non ripeterli più è difficile, però cercheremo di limitarli e di farli succedere il meno possibile. Mister, è una partita quella di domani da vincere, una di quelle da vincere perché vi stanca la classifica? Sì, sì, è una partita da vincere perché nel momento in cui riusciremo a farlo saremo in una posizione ottima di classifica, no? Perché abbiamo 6 punti, molto probabilmente la prima ne ha 7 aspettando il ricorso perché quella partita non è stata omologata, quindi siamo lì, quindi vincendo la partita domani faremo un altro passo ulteriore in classifica e sempre per guardando il nostro primo obiettivo che è quello di entrare nelle prime 8 per la finaletta a fine del giorno di andata, quindi è normale che molte volte gli obiettivi passano anche da queste gare in casa soprattutto, dove noi dobbiamo provare soprattutto con le squadre che in questo momento sono sotto di noi in classifica a fare bottino pieno. Che squadra voi conoscete la Lazio? Perché tra l'altro l'avete già affrontata anche in attività. Sì, la Lazio è una squadra completamente diversa dallo scorso anno, però per tradizione, per dati di fatto, diciamo, ha sempre messo in difficoltà la Latina. Lo scorso anno perdevamo 3-0 alla fine del primo tempo, poi siamo riusciti a ribaltarla, anche qui in casa perdevamo 2-1, siamo riusciti a ribaltarla 3-2, quindi sarà una partita difficile. Loro sono una squadra che lottano su tutti i palloni e dobbiamo cercare di essere intelligenti, non andare in bagarre, diciamo, nella partita, cercare di gestire i momenti migliori come abbiamo, penso, fatto sempre dall'inizio. Niente, dobbiamo stare attenti perché una partita sarà difficile, ma come ormai tutte le partite di questo campionato, non ci sono partite facili. Lo vediamo, l'abbiamo visto anche domenica che il Came ha perso 6-5 in casa con il Caos, che in questo momento è la prima forza del campionato. Quindi in tutte le partite, anche chi sta in questo momento a 0 punti in classifica può tranquillamente battere le prime. Ma hai detto bene tu, forse è stata una partita un pochino sotto le aspettative dal punto di vista tecnico, perché per quanto riguarda la determinazione, la voglia dei ragazzi, non ho nulla da rimproverare. Chiaramente c'è stato qualche errore tecnico che ci ha pregiudicato il risultato, come ad esempio il quarto gol che ci ha fatto uscire dalla partita, anche il secondo gol un pochino in maniera molto fortunosa per loro, perché comunque c'è una deviazione su un fallo laterale. Abbiamo concesso qualcosina in più che magari con la Luparense in casa non abbiamo concesso, questo ci ha portato purtroppo in queste partite, i dettagli fanno la differenza, però la partita è stata lì, magari con un episodio a nostro favore come ho detto prima con la subita numerica, se andavamo noi in vantaggio 3-2 poteva essere un'altra partita. Poi Manfroi l'ha spaccata in due con quel gran gol lì, chiaramente loro hanno ripreso coraggio perché erano in un momento difficile. Sono partite che si giocano sui dettagli, chiaramente il Napoli è una squadra fortissima, lo sapevamo, però pensiamo di aver fatto, non dico il massimo, ma quasi. Poi è chiaro che a livello tecnico alcune volte giocare fuori casa, in ambienti caldi, in campo un pochino diverso dalle nostre dimensioni, questo può portare a errori tecnici oppure a errori di, anche tattici, no? Perché su un campo lungo e stretto non è la stessa cosa che giocare sul nostro, che è un pochino più largo e meno lungo. Andrea, è più difficile giocare le partite guardando la classifica dell'avversario in questo caso? In questo caso la Lazio sì, ha 0 punti, ma forse con il ricorso che è ancora in atto potrebbe averne 3. Sicuramente noi non dobbiamo guardare la classifica perché appunto se ci mettiamo a guardarla pensiamo che loro stanno un po' più giù di noi e magari a prescindere siamo quelli che dovrebbero vincere la partita.
noi dobbiamo pensare partita per partita come se affrontassimo sempre la squadra più forte del campionato, perché comunque, come ha detto il mister prima, per tradizione loro ogni volta che giocano contro di noi, pure anche altre partite, non lo so, può darsi, ma danno sempre qualcosa in più, quindi sarà una partita tostissima e da affrontare sicuramente in modo giusto. Sì, io volevo chiedere, potrebbe essere questa paradossalmente la partita della svolta della stagione, perché in caso di vittoria praticamente voi vi trovereste nei quartieri alti della classifica e fareste un tipo di campionato. Nel caso in cui invece dovesse non arrivare, probabilmente si comincerebbe a generare un po' quel tarlo del dubbio riguardo anche alla vostra competitività. È una partita forse più difficile dal punto di vista proprio della stagione, nonostante insomma sulla carta sia più facile. Lei è d'accordo su questo? Ma è chiaro che, come dici tu, vincendo la partita ci metteremo in una posizione di classifica ottima, però come abbiamo detto sempre, pensiamo partita dopo partita, perché magari in questo campionato non si fanno punti con squadre che stanno in giù in classifica, e poi magari vai a giocare in un campo difficile con una squadra forte e riesci a far punti. Quindi che questa sia la partita che può dare una svolta al nostro campionato non lo so, non lo posso sapere. Noi dobbiamo pensare soltanto a vincerla, perché abbiamo la possibilità, è una partita chiaramente alla nostra portata, ed è normale che nel momento in cui lo facciamo ci potremo ritrovare nei piani alti della classifica, ma che penso che sia ancora presto per dire se questa è una partita che può cambiare le sorti di un campionato. Siamo soltanto alla quarta giornata, sicuramente è una partita che nel caso di vittoria ci potrebbe avvicinare un pochino in più a quello che è il primo obiettivo stagionale, che è la final eight a fine giugno andata. Per Andrea, a livello di gruppo 2 ne resti parecchio ormai, che sei ancora giovane, dall'alto della tua esperienza, 200 partite con il Latina, che tipo di gruppo c'è quest'anno? Quanta consapevolezza c'è nei vostri mezzi? Il gruppo quest'anno devo dire che è uno dei più belli che c'è stato qua a Latina, e a livello anche di consapevolezza stiamo acquisendo la giusta consapevolezza, appunto, cioè perché ci stiamo rendendo conto comunque anche negli allenamenti, anche nelle partite, che possiamo veramente far bene. Quindi tra di noi ogni volta, anche prima della partita, ci parliamo e diciamo che se vogliamo diventare davvero una grande squadra dobbiamo dimostrarlo. Stiamo acquisendo questa giusta consapevolezza, e il gruppo su questa linea va, e siamo uniti, e è una buona cosa. Invece a livello personale ti senti un responsabile più addosso? Ma riferimento? Sempre la stessa, diciamo, quindi anche se passa il tempo, però. Nazionale non ci pensi più? Non lo so, sinceramente adesso c'è l'amichevole il 1° novembre, non lo so. Vediamo, usciranno i convocati, anzi dovrebbero essere già usciti, quindi non lo so, speriamo, no? Ma io sempre lavoro per il Latina, e poi se dovesse arrivare una chiamata sarei felicissimo. Mister, che ne pensa invece a livello di nazionale, sarebbe pronto? Ma sicuramente quest'anno Andrea sta facendo diversamente dagli altri anni, su questo è un dato di fatto, no? Per me forse è l'italiano con più minutaggio in Serie A in questo momento, quindi è chiaro che sta a lui, se non arriverà adesso, ma se continua a giocare con questa regolarità, con questa continuità, penso che poi prima o poi, se la meritocrazia esiste, dovrebbe arrivare per tutti questa possibilità. Quindi adesso sta a lui continuare a fare quello che sta facendo, perché se continua così prima o poi la chiamata arriverà, credo che arriverà. Poi se fossi io l'allenatore nazionale l'avrei convocato già, però questo lo decide Menichelli e non siamo noi a dirgli quello che deve fare, chiaramente. E poi questa seconda partita in casa ci sarà, come ovvio, il pubblico, tanto pubblico, perché è una partita, diciamo, di cartello. Sì, speriamo che come la prima gara in casa l'affluenza sia grande, perché abbiamo bisogno del pubblico, perché alcune volte nei momenti di difficoltà, come per esempio è stato a Napoli,
nel momento in cui il Napoli è andato in netta difficoltà, forse l'apporto del pubblico lo ha risollevato. Quindi è normale che ci aspettiamo da loro grande calore, ma come ormai siamo abituati, no? E poi sta a noi, con i risultati, con la nostra, le nostre prove, no? Cercando di far divertire anche il pubblico, chiaramente loro torneranno più volentieri e torneranno con molta più voglia di incitarci. Perfetto, posto? Sì. Grazie.